Charles Dow non ha costruito un impero economico e non ha mai lavorato come amministratore delegato di un grande gruppo finanziario. Non ha costruito una fortuna grazie agli investimenti finanziari o al trading, ma il suo nome sarà per sempre intrecciato con il mondo della finanza, grazie alla famosa media che porta il suo nome, l'indice Dow Jones, il famoso paniere dei migliori titoli di borsa degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, il contributo di Dow al mondo della finanza va ben oltre la sua famosa media. Charles Henry Dow non nacque di certo in un ambiente avvezzo all'alta finanza. Era nato in una fattoria del Connecticut il 6 novembre 1851. Nonostante non avesse avuto accesso ad un'alta formazione scolastica, Dow abbandonò la vita della fattoria per lasciare il segno nel mondo del giornalismo all'età di 21 anni. Dapprima trovò una serie di lavori come giornalista per diverse riviste e scoprì rapidamente di avere un talento per i pezzi storici e molto interesse nel settore imprenditoriale. Gli editori incoraggiarono le incursioni di Dow in finanza e il giovane reporter iniziò a scrivere articoli investigativi su vari settori. Durante il suo lavoro, Dow intervistò molti capitalisti, finanziatori, industriali e utilizzò queste interviste per conoscere i metodi utilizzati da Wall Street per valutare le azioni. Nel 1882, Charles Dow e un suo collega giornalista, Edward Jones, decisero di fondare la loro compagnia, la Dow Jones & Company. La loro prima pubblicazione, nel 1883, fu chiamata La lettera del pomeriggio dei clienti. Si trattava di un riassunto di due pagine delle notizie finanziarie del giorno, oltre ai dati dei movimenti dei prezzi di alcune azioni, ma disposti in un formato facile da capire. In un momento in cui i giornalisti avrebbero accettato bustarelle per pompare il titolo dei loro articoli, Dow si creò una reputazione per le sue analisi imparziali. Ma ancora più importante, scriveva analisi che la maggior parte della gente poteva comprendere. Dow e Jones realizzarono quindi questa piccola newsletter, includendo la media dei prezzi di pochi titoli importanti, nel settore delle spedizioni e delle ferrovie. Dow voleva dare ai suoi lettori un'idea chiara del mercato, fornendo così a colpo d'occhio un quadro generale dell'andamento dei prezzi azionari, quadro che altrimenti poteva facilmente non essere colto, concentrandosi sugli alti e bassi di una moltitudine di titoli. Nel 1896 il primo Dow Jones Industrial Average veniva calcolato usando i 12 titoli migliori sul mercato. Il calcolo iniziale consisteva in una semplice somma e divisione che produceva 40,94 come risultato. Il primo indice Dow Jones quindi iniziò che quotava 40,94 punti. La popolarità della loro newsletter Lettera del pomeriggio dei clienti raggiunse in breve tempo migliaia di copie di tiratura e portò Dow e Jones a lanciare il The Wall Street Journal. Il primo numero uscì l'8 luglio 1889. I due utilizzarono un formato grande per il loro giornale per restare fedeli al principio di trasmettere sempre più informazioni finanziarie e sempre di più semplice lettura per il pubblico. Prima della sua media del Wall Street Journal non esisteva alcuna fonte coerente o affidabile per le informazioni sulle azioni. Le società quotate tendevano a nascondere i veri valori utili delle loro azioni attraverso modi di comunicazione di non facile comprensione, oppure rilasciando enormi mole di dati da interpretare, rendendo così difficile per i profani comprendere la situazione di mercato. Dow e Jones fecero chiarezza in questo ambiente e diedero alla gente la stessa qualità di informazioni che una volta erano disponibili solo agli addetti ai lavori. Fu così che il Wall Street Journal divenne rapidamente il documento finanziario più letto negli Stati Uniti. Il Dow Jones Industrial Average divenne quindi la media più utilizzata da chi voleva conoscere la direzione del mercato. Sebbene Dow ritenesse che la divulgazione completa da parte di una società fosse la chiave per sapere in quale azienda investire, un'analisi di tipo fondamentale quindi iniziò a notare modelli che si evolvevano nelle sue medie di mercato. Le medie sembravano essere soggette a diversi tipi di tendenze misurabili, dando a Dow l'idea che fosse possibile riassumere le regole di mercato fondamentali con delle semplici tendenze. Dow osservò attentamente la sua media e formulò quella che ora viene chiamata teoria di Dow.
i principi fondamentali della teoria di Dow. Gli indici scontano tutto. Questo principio afferma che ogni possibile fattore che riguarda la domanda e l'offerta si riflette negli indici di borsa, a esclusione ovviamente di tutto quanto non è prevedibile, come per esempio terremoti o calamità naturali. In pratica, tutto ciò che non può essere anticipato dal mercato viene scontato e quasi immediatamente assimilato nei prezzi. Il mercato ha tre trend. Un uptrend si sviluppa secondo una formazione con massimi e minimi crescenti. Un downtrend sarà l'esatto contrario, con massimi e minimi decrescenti. Questa definizione ha resistito alla prova del tempo e tuttora costituisce il fondamento dell'analisi dei trend. Dow divise i trend in tre categorie: il primario, il secondario e il minore. Dow si concentrò soprattutto sull'analisi dei trend primari, cioè quelli principali, e da lui furono suddivisi in tre fasi distinte: la fase di accumulazione, la fase di partecipazione pubblica e la fase distributiva. La prima, di accumulazione, è creata dagli acquisti degli investitori più astuti, quelli più informati, quando ritengono che tutte le notizie negative siano ormai state assimilate dal mercato. Nella seconda fase di partecipazione pubblica, la maggior parte dei trend followers prende posizione. I prezzi iniziano a salire rapidamente e le notizie economiche sono sempre più positive. La terza e ultima fase, quella distributiva, si ha quando i giornali riportano notizie societarie sempre più positive e il volume speculativo accelera. È proprio durante questa ultima fase che gli investitori più informati, che avevano cominciato ad accumulare proprio quando nessun altro voleva comprare, cominciano a distribuire titoli quando nessuno sembra intenzionato a vendere. Questi sono solo alcuni degli elementi che compongono la teoria di Dow, ma è ben chiaro che la piena comprensione di questa teoria può fornire delle solide basi per lo studio dell'analisi tecnica. La definizione standard del trend, la sua classificazione in tre categorie e fasi, i principi delle conferme e delle divergenze, l'interpretazione dei volumi, l'uso delle percentuali di ritracciamento, solo per citarne alcuni, sono principi derivati in un modo o in un altro dalle osservazioni formulate da Dow. Il Dow Jones Industrial Average è stato utilizzato unicamente come indicatore di mercato nei primi 100 anni della sua esistenza, ma tutto cambiò il 6 ottobre 1997 quando cominciarono per la prima volta ad essere quotati futures e opzioni sul famoso indice. L'American Stock Exchange ha iniziato a scambiare Diamond Trust, fondi comuni a scadenza che imitano i titoli industriali dell'indice Dow. Inoltre, sono stati offerti due fondi comuni di investimento basati sul benchmark dei 30 titoli di Dow. Dow sarebbe quindi lieto di sapere che a distanza di 100 anni dalla loro creazione, i suoi indici sono passati dalla teoria alla pratica.